Voi siete di qua, di... Che ne pensate di Mimmo Lucano, non dell'arresto? Ah, il fratello del sindaco. Bene. Io sono, l'ho intervistato parecchie volte. E allora, che dire di Mimmo? È amareggiato, un po' sorpreso, non se l'aspettavo una cosa del genere. Sta, però sta bene, conoscendo da lui adesso. Vabbè, ha fatto parlare tutta l'Italia, gran parte dell'Italia è con lui. Perché è quello che rappresenta, il modello di ACI, voglio dire, rappresenta effettivamente un ottimo modo di accogliere i migranti. Tranquillo, mio. Tranquillo, sì, anche se è un po' arrabbiato, ma tranquillo. Cosa ha detto? Ma ha detto che, voglio dire, quelle che gli contestano, voglio dire, non... Insomma, matrimoni, queste... Ma per carità di Dio, pure, voglio dire, non lascio il tempo che trovo, però voglio dire... In pratica lui dice che mi stanno accusando per un reato di umanità. Per un reato di? Umanità. È anche vero, noi condividiamo. Se dovesse descrivere Mimmo Lucano staccandosi dal fatto che è suo fratello, come lo descriverebbe? Lo descrivo... Un sognatore, un folle, un... idealista, lui vorrebbe una società fatta in un certo modo. Lui è stato sempre con i deboli, con gli ultimi, con gli zero. Quindi, e ha continuato nella vita, voglio dire. Parte dei suoi ideali li ha realizzati, perché questo per lui è stato la realizzazione di un sogno, no? Quindi aiutare effettivamente le persone che hanno bisogno. Ecco, lei ha detto che è arrabbiato, ma non demoralizzato. Senso, voglio dire, perché non riesce a capire per alcune cose contestate, non hanno un fondamento, no? Si capisce perfetto. Ma poi con la vita degli affidamenti della Chiesa Urbana? Voglio dire, non lo so, è meglio che... Non entriamo. È meglio che... Vabbè, io non conosco i termini, però voglio dire, non è... stato fatto per lucro, se è stato fatto oltre la legge, però le cooperative sono rimaste nel paese, gestite da... Anche, no? Con gli asini, insomma, poi anche era bello da vedere. Gestite da Riacesi, da uno stesso immigrato, quindi non è entrato nessuno, questo forse è il motivo per cui non è stato fatto così. Poi non riesco, non so proprio nel merito. Come si chiama lei? Giuseppe. Lucano. Il fratello maggiore di Mimmo. Oh, va bene. È un onore o un onere avere un fratello come Mimmo? Direi che più. È tutte e due. Tutte e due. Conoscendo i fratelli, tutte e due, dai. Grazie. Prego. Allora.